E ciao a tutti, amici, sono sempre Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Frostpunk. Allora, mi avete dato tantissimi, tantissimi consigli assolutamente strautili e vi ringrazio per questo, perché forse, e dico forse, riusciamo a salvare la run. Come potete vedere, ho già fatto smantellare molte cose e ne ho fatte ricostruire altre. Questo perché mi avete detto che i ritrovi dei cacciatori possono stare lontani dal nucleo. Non c'è nessun bisogno che stiano vicini. Qua attorno ci vanno soltanto le tende o dormitori e gli accampamenti medici. Le zone di produzione, queste qua, sono state spostate tutte in un'unica zona, che è questa qua. Ora, io so che due frantumacarbone producono abbastanza carbone per... Dovrebbe essere almeno un punto di raccolta. E io spero sia così, perché adesso sarà tutto centralizzato in questa zona. Qua ho spostato i ritrovi dei cacciatori, che dovrebbero... ne dovrei aggiungere ancora uno teoricamente, e spero di poterlo fare. Mentre per tutto il resto, come potete vedere, stanno smantellando e questa zona praticamente ci andranno soltanto tende e gli accampamenti medici. Mi avete detto che le cose più importanti da fare sono il cibo e il carbone, e soprattutto di fare stoccaggio, parecchio stoccaggio, perché arriveremo a temperature assolutamente proibitive. E ora come ora non possiamo farci niente, non c'è niente da fare se non ci mettiamo velocemente a produrre. Sarà difficile che riusciamo a salvare la run, e io spero di riuscire a salvare la run. Allora, abbiamo 20 mutilati che sono tanti e 15 in cura. Se io adesso volessi per qualche ragione iniziare a produrre le protesi, dovrei mettere su una fabbrica, giusto? No, dov'è? Risorse. Fonderia? No. Ordine tech. Officina? No. No. Non so sinceramente dov'è che possono essere fatte. Allora, ho tolto anche la serra. Perché mi avete detto che praticamente non ci serve. E quindi per me va bene così. Ora, vediamo di ridare un po' di persone in giro. E 15-45 persone andranno solo qua nei rifugi dei cacciatori. Ok, facciamo partire un attimo. Voglio vedere gli accampamenti medici. Quali sono? Perché faccio fatica anche a riconoscerli. Ok, quindi questo è un accampamento medico. Questo anche, va bene. Quindi gli accampamenti medici sono a posto. Non abbiamo cibo. Ok, dai, 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 cerchiamo di andare velocemente, per favore. Va bene. Ok. Qua sono solo specialisti. No, non ci credo. Non ci credo che nella fonderia abbiamo solo specialisti. Anche qua nel frantumacarbone. Ma no, ma dai. Allora. Sono arrivati anche i ricognitori. Sono arrivati al ponte di Winterhome. Un automaton operativo. Ci siamo fermati sul bordo di una gola profonda e molto estesa per ammirare sia l'affascinante campata del ponte d'acciaio che l'attraversa, sia l'enorme automaton che lo tiene sgombro dalla neve. Potremmo inviare la macchina alla nostra città o smantellarla per ricavarne risorse. Siti scoperti, stazione meteorologica, grosso convoglio. Mandatelo in città. Assolutamente. E noi andiamo verso il grosso convoglio. Allora, teoricamente con l'automaton in arrivo lo possiamo mettere tranquillamente al frantumacarbone. Che non sarebbe male. Almeno spero. Il punto di raccolta qua. Aia, non mi piace mai. Alla ricerca di altri insediamenti. Ponte deserto. Abbiamo trovato il ponte per Winterhome, il che dimostra che siamo sulla strada giusta. Ma sono state sollevate delle domande. Perché il ponte è in stato di abbandono? Perché non c'è uno specialista a supervisionare l'automaton? Devono esserci delle spiegazioni logiche, ma la gente si sta facendo impaziente. E la speranza scende ancora. Cos'è qua? Ronda di quartiere, intervento tempestivo. Signore, un bambino si è arrampicato sul generatore e mi ha scivolato ed è caduto. Per fortuna è stato salvato da un vigilante della ronda di quartiere, che era di pattuglia in quel momento. L'ha portato alla madre, è bella ramanzina. Si sarebbe potuto rompere una gamba o sarebbe potuto andare molto peggio se non fosse stato per i vigilanti. È una fortuna che ci siano. Bene.
Vigilanti che purtroppo adesso non è che stanno facendo un'ottima cosa a causa della mancanza di persone, siamo sempre lì. Abbiamo tantissimi specialisti. Che mi piace, come cosa, però mi dispiace impiegarli così. Andiamo con dei dormitori. Uno, due, e non ne possiamo fare altri. Qua non c'è cibo, il che non è una buona cosa. Abbiamo soltanto un'altra persona disponibile. Ci dobbiamo arrangiare per ora. Allora, io devo vedere una cosa. Qua producono 56 all'ora. 56 all'ora. E qua riescono a raccogliere 18,5 all'ora. Direi che non va bene. E serve un altro punto di raccolta. Eh sì, decisamente. Sperando che sia questa la tattica da utilizzare. Sperando. Presa meccanica è stata studiata. Ok, va bene. Carbonaia, estrazione di carbone. 240 unità di carbone. Ma richiede un nucleo questa qua. Cibo, salute e riparo, siamo a posto. Risorse. A meno che magari non ci tocca fare i tecnigrafi. Sì. Andiamo con questo, quindi mi serve dell'acciaio. E a posto. Vai. Ok. I londinesi approfittano del malcontento. Aia, non possiamo fare altro. Ci sono tante persone, ci sono tante persone. La fresa meccanica non mi interessa al momento. Ai ai ai. Upsi. Allora, 12 senza tetto, ma li state costruendo qua i dormitori? E dai. Sono arrivati al grosso convoglio. Sopravvissuti, vai. Grosso convoglio, cercavano Winterom. I lavoratori che viaggiavano in questo convoglio ci hanno detto che erano diretti a Winterom. Avremmo dovuto seguire il segnale della radiovedetta, ma non siamo riusciti a rilevarlo. Ci hanno confessato, abbiamo provato a seguire un criterio di ricerca per riuscire a trovarlo, ma abbiamo terminato il carburante. Li accompagniamo. Perfetto. L'automaton arriva invece tra un giorno. Ok, dai. E per quanto riguarda il punto di raccolta, adesso aspettiamo che arrivino le persone. 42. No. Ci tengo a dire una cosa. Se questa run dovesse fallire, non terminerà la serie, ovviamente. Ma semplicemente, ne ricomincerò un'altra. Perché insomma, credo che il perdere in questo caso sia parte del processo. E ahimè, essendo questa qua la mia prima run seria, c'è poco che posso farci. Abbiamo una legge disponibile. Andiamo un po' sull'adattamento. Legge sui duelli. Possiamo vedere qua sull'ordine. Riunione mattutina. Ok. Ci ritroveremo ogni mattina per assicurarci che i nostri obiettivi e priorità quotidiane siano chiari a tutti. Posti di guardia. Non posso permettermelo ancora. Però posso permettermi la riunione mattutina, questo sì. Questa è speranza gratis. Allora, un'altra cosa, ho messo in funzione i punti di raccolta e adesso siamo in positivo con la produzione di carbone, ma secondo me non è abbastanza ancora. Quando arriverà l'automaton, vedremo di metterlo qua al frantumacarbone. E adesso siamo di nuovo a corto di persone. Per quanto riguarda il cibo, invece, io spero basti, cibo crudo, ok. Meno di un giorno, circa un'ora, boh, vediamo. Mi piacerebbe andare in positivo, sinceramente, eh. Nessuna risorsa da raccogliere a portata. Smantelliamo l'edificio, che sia il caso di costruire la prima fresa meccanica? So che richiede un nucleo di vapore. Possiamo metterla qua, non è adiacente alla strada, yes, whatever. La mettiamo lo stesso.
perché immagino che il legno sia qualcosa che serve comunque. E se per qualche ragione dovessimo poi averne una buona quantità di legno, potrei pensare di andare, faccio vedere subito la ricerca, su risorse e fare la carbonaia, che è comoda. Spero di riuscire a risollevare questa run. Un'altra cosa, io voglio vedere dov'è che si fanno le protesi. Perché questa qua è una fonderia. Perché so che le pro... Aia, un affamato. Ma scusate, già abbiamo i pasti. Dai, allora. Le razioni alimentari ci sono. Non vedo perché non dovreste mangiare. Ok, abbiamo sbloccato le tecnologie di secondo livello. Fantastico. Isolamento nei punti di raccolta. Magazzino grande. Va bene, questo non è male. Il frantumacarbone a vapore. Richiedono un casino di roba. Però questo sicuramente lo facciamo. Raccolta efficiente anche non è male. Riscaldamento, aumento della portata delle caldaie, maggiore efficienza. Questo sì, assolutamente. Radiatori migliorati. Questo non è che ci aiuta tanto. Deposito dell'avamposto. Okay. Ah, la fabbrica, eccola qua. Dobbiamo farlo. Dobbiamo assolutamente fare. Dobbiamo assolutamente farla. Sì. Vediamo qua cosa che abbiamo. Isolamento per serre, strategie di caccia. Sì, assolutamente, subito. Cacciatori volanti. Sì, ok, infermeria. Però richiedono tutti i nuclei di vapore. Ok, va bene. Intanto andiamo con queste cose qua. E poi vediamo. La temperatura sta per scendere anche, eh? E parecchio. Ok, perfetto, sono arrivate le persone. Case gelide, riscaldiamo qualche casa. Ah, sei case? No. Possiamo riscaldarne qualcuna. Allora, vediamo un attimo l'economia. Siamo in positivo. Quali sono le case? Una, due, tre. Queste sono fredde. Va bene, sono solo fredde. Se facessi così, non lo so, sinceramente. Sono arrivate anche le persone. Oh, managgia. Allora, sono arrivate le persone, che è una cosa buona, in realtà. Wow, è davvero una cosa buona. Però le condizioni non sono ancora vivibili. Ok, no, va bene. Vediamo un attimo. Non siamo ancora in positivo. Non mi piace come cosa. Mannaggia. Ne producete 700? No. Raccoglieranno carbone, va bene. Punto di raccolta, punto di raccolta. Ogni frantumacarbone produce parecchio carbone, la butto lì. Allora. Ah, questo produce tutta la legna del mondo. Ok, va bene, fantastico. Abbiamo finito già tutto il cibo. Bene. Ritrovo di cacciatori, non abbiamo abbastanza legna. Diciamo che ci teniamo ancora un po' di specialisti. E non abbiamo ancora risorse. Quindi c'è ben poco che possiamo fare. Adesso abbiamo tante persone che sono affamate. Caposquadra. Va bene, andiamo con questo che aumenta l'efficienza di un posto di lavoro. Albero delle tecnologie. Cos'è che possiamo fare? Non abbiamo legno, quindi non possiamo fare niente. Cioè. Di nuovo un altro atto vandalico. Ok, però il malcontento sta salendo. Quante persone muoiono di fame? Aiuto. Dobbiamo puntare molto di più sul cibo. Perché non ci siamo. Non credo di poter. Non credo di poterlo fare. 16 ore. Beh, in realtà possiamo farlo. La speranza è bassissima. È arrivato l'automato, non l'automatonon. Ok.
bei rumori che fai. Sei bellissimo. Ok. Perfetto, vieni qua. Lo mettiamo qua direttamente. Dobbiamo rendere operative due stazioni di guardia. Ma come facciamo? Allora, il nostro primo automaton è operativo. Il suo contributo alla nostra economia sarà tangibile. Possono sostituire intere squadre di manovalanze e lavorano giorno e notte, facendo solo piccole soste per rifornimento presso il generatore. Ok, bene. Possiamo pure migliorarli. Albero delle tecnologie. Non posso ancora, ma... mi serve la legna! State producendo? Sì, stiamo producendo, fantastico. Ricerca. Allora, strategia di caccia sicuramente, ce la facciamo subito. E un'altra cosa, mettiamo subito il cibo. Quindi un altro ritrovo dei cacciatori. Io lo metterei subito qua. No, troppe persone affamate. Troppe persone affamate. Ai 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 ai, non va bene. E qua la cucina è un po' in mezzo alle palle, se devo essere sincero, eh. Allora, quindi ti faccio un attimo smantellare. Ok, smantellata. No, che collegio. Dormitorio. E... oh boy, oh boy. Questo è il cimitero, che non va bene. L'arena. Dobbiamo far smantellare un attimo il cimitero. Allora, i posti di guardia. Firma. E li facciamo costruire subito. Posto di guardia. Ne mettiamo uno qua, perché sicuramente sarà vicino ai dormitori. E un altro, boh, qua. Ok, poi dobbiamo far ricostruire anche la cucina. E questa la metteremo qua. E aggiungiamo altri dormitori. Che ci serva un altro... oddio, un altro punto di raccolta? Non lo escluderei, eh. Cimitero ristabilito, va bene. Ok. E altri seguaci. Punto di raccolta. Vai. E soprattutto... zero qua. Anzi, sapete cosa ci mettiamo? Specialisti. Ne abbiamo in quantità, quindi... ok. Promessa infranta. Oh, ci ho provato, gente. Ci ho provato. Meno 60 gradi e ci dobbiamo rimanere 2 giorni così. Fa troppo freddo. Come fa troppo freddo? Ma qua è acceso. No, è gelida sta zona. È gelida, non ce la possiamo permettere. Oh no. L'abbiamo già fatta. L'abbiamo già fatto, mi dispiace. Non so cosa farci. La cucina comunque non va bene lì. Troppo lontana, non riescono a lavorare in tempo. Isolamento per le strutture mediche è la prossima che facciamo. Ok, va bene. Isolamento per le strutture mediche subito. Cacciatori volanti. Avvio rimessa per cacciatori. Sì, subito. La proviamo. Malcontento scende, ma non so perché. E poi scende e sale. Va bene, ok. 5 al gelo. Va bene, cacciate l'oratore. Ok, dobbiamo resistere ancora... poco, spero. Ok. Abbiamo 4 persone disponibili. Questo produce 30 al giorno. Per lo stesso numero di persone. Ma subito. Facciamo smantellare questo. Assolutamente. Quante persone che muoiono di fame. Fa troppo freddo qua. Oh god. Oh no no no.
Oh mannaggia, quante persone malate! 10 ore rimaste! Non ce la facciamo. Dobbiamo diminuire la portata. È gelida qua, probabilmente. Ok, isolamento studiato. Oh, bene. È accettabile ora. Nuova ricerca. Cos'è che possiamo fare? Isolamento delle cucine subito! Subito! Che sennò non riusciamo a lavorare. Legge sui duelli, per forza. Il malcontento deve scendere. I duelli sono legali. Oh god, quanti malati. Stiamo un attimo. Stiamo però per sistemare il problema. Stiamo sistemando però il problema. Nuovo accampamento medico. Subito, assolutamente, tanto ci sarebbe servito comunque. Accampamento medico. Perché non posso metterti qua, mannaggia. Non va bene così, è troppo lontano. Prova a metterti qua, guarda, va bene. Ok, cibo. Avvio rimessa per cacciatori. O dei cacciatori, o quello che è. Ok, vai. Allora, io non sono sicuro che le scelte che ho fatto siano abbastanza per salvare la run. Ci spero, ovviamente. Non posso però promettere nulla. Sicuramente avrei potuto fare di meglio. Questo non lo metto in dubbio. Va bene. Quante cose. Lasciatelo andare, ma presto. Esiliatelo. Abbiamo 3 giorni per costruire una prigione. Va bene. Lo faremo. Nuove ricerche, vediamo un po' cosa che possiamo fare. Isolamento per serre, sì, ma non mi interessa. Estrazione del carbone. Isolamento dei veri punti di raccolta. Subito. Ci serve l'acciaio, però. Ma e qua non è acceso, scusate. Sì, ah, è acceso, però gli dice niente. Vediamo se ce la facciamo con il cibo. Allora, nessuno muore di fame, per fortuna. Però, vediamo. Turni prolungati. Le persone sono, alcuni di loro hanno lavorato su turni giorni e giorni. Ovunque per 3 giorni. Va bene. Non avvalerti dei turni prolungati per 3 giorni. Ok, va bene. Si può fare, si può fare. 20 ore rimaste. Perché? No, dovremmo essere messi meglio di così, teoricamente. Isolamento nei punti di raccolta. Va bene. Allora, io direi che su questa nota qua posso anche terminare. Perché chiaramente c'è ancora del lavoro da fare. Ma spero, e dico davvero spero, di aver più o meno prolungato quello che potrebbe essere questa run. Non ne sono sicuro. Perché comunque i londinesi stanno aumentando continuamente. E mi stavo pure dimenticando di far ripartire il gruppo di esploratori. Quindi probabilmente quello lo farò subito. Passeremo alla nuova produzione di cibo, perché comunque per 10 persone questi producono oggettivamente di più, quindi tutti questi qua verranno smantellati per delle aviorimesse. Però io direi che termino qua, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento come al solito, dandomi dei consigli e dicendomi cosa ne pensate e come al solito se potete darmi una mano qua sotto nei commenti, fatelo perché anche se questa qua non dovesse essere la nostra run, quella migliore, sicuramente tutti i consigli che mi date mi aiuteranno per una prossima. Io termino qua, vi ringrazio ancora per la visione, sono Gold e noi ci vediamo con i prossimi video. Bye bye!